Buondì Fioi, buondì Tose, buonasera Fioi, buonasera Tose, dipende da che ora guardare questo video. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso, con furore e con... Ben ritrovati su Stene Channel e bentornati su Stene Live in versione Flash, anche se palesemente on demand. Cioè io non so più come ringraziarvi, cioè siete qualcosa di assolutamente astronomico, nel senso positivo ovviamente, del concetto. Cioè, ieri ho fatto un video per ringraziarvi dei 13.600 iscritti, già stamani ne ho 13.700 sul canale, cioè cosa siete? Qualcosa di unico e meraviglioso. Grazie di cuore a tutti e a tutte, nessuno escluso. Sempre per merito vostro mi potete seguire anche sulle stories di YouTube perché me le hanno sbloccate, perché ho un numero corposo di seguaci, di iscritti, quindi meglio di così non potrei domandare. Di cosa parlo oggi? Ma volevo fare un po' il punto della situazione sul girone B della Serie C. Ovviamente questo video lo condividerò sul gruppo Serie Chat Girone B. Ciao Marco, Enrico Morselli, tutti i ragazzi e ragazze della community, grigliatori. Mi raccomando, un bel like sulla pagina Tannangeloblu di Enrico Morselli, sulla pagina pubblica Serie Chat Girone B. E invece invito tutti i tifosi simpatizzanti delle squadre inserite nel girone B della Serie C a iscriversi nella community privata Serie Chat Girone B. Dicevo, si stanno formando degli scenari un pochino preoccupanti all'interno del Girone B, perché io parlo del raggruppamento, diciamo, di nostra competenza, ecco, di mia competenza. Le voci di corridoio che si stanno alternando in queste ore, che praticamente rasentano l'ufficialità, è che all'interno del gruppo squadra dell'Arezzo ci siano la bellezza di 12 positivi al Covid-19, spalmati rispettivamente un pochino per quel che concerne la rosa dei giocatori e altri elementi invece contagiati all'interno dello staff medico, sanitario, tecnico, insomma. Di conseguenza, non mi sono stupito quando ho appreso che la Triestina ha comunicato la positività del suo attaccante Litteri. E la cosa, così mi sembra estremamente logica, e lo metto, ripeto, col beneficio del dubbio, però mi sembra logica, dato che sabato si è disputata Arezzo-Triestina, quindi in conseguenza Litteri, giocando quella sfida, è venuto a contatto sicuramente con qualche contagiato, insomma, con qualche giocatore con una carica virale positiva. Adesso, giustamente, orecchie alte nel team allabbardato, perché ci sarà un ulteriore giro di tamponi per capire se il tutto è circoscritto a Litteri o se eventualmente qualche altro atleta ha contratto questo virus. E tutto comunque mi amareggia parecchio, perché sfortunatamente, ok, il calcio non è un mondo a sé, è anche lui a rischio appunto contagi, e non è che tutto si disputa, tutto si muove all'interno di una sorta di bolla, una sorta di barriera che quindi perché sei calciatore tu sei esente da un eventuale contagio. Dispiace, dispiace perché tutto si sta muovendo in una direzione che è orribile dal mio punto di vista. Adesso poi vabbè, c'è questo palleggiarsi di news legate al fatto se l'Arezzo dovrà comunque giocarsi il jolly o d'ufficio la Lega Pro fermerà la partita. Sono cazzatine, secondo me, queste considerazioni. Il problema, secondo me, va al di là di un rinvio, di un giocarsi il jolly. Forse il regolamento è così un pochino, come posso dire, paragonabile a una carta velina, cioè più la prendi in mano, più si sbriciola. Forse bisognava studiare qualcosa di diverso, ma di sicuro non sono io magari la persona giusta che può lanciare delle proposte concrete, anche perché, ripeto, tutto è estremamente delicato, però
di fronte a questo scenario, poi me lo direte voi eventualmente con i commenti, forse deve prevalere il buon senso, cioè benissimo che ci sono dei regolamenti, ma accantoniamoli e di fronte a certe situazioni che sono ingestibili, perché nemmeno la scienza riesce a far fronte a tutto quanto, cerchiamo di usare un po' il buon senso, il lume della ragione. Ma staremo a vedere che cosa succede, perché così lo dico per dovere di cronaca, a rischio la partita tra Arezzo e Mantova di domenica, addirittura poi ovviamente stando al protocollo c'è grandi dubbi e perplessità, scusatemi, anche attorno alla sfida contro la San Benedettese da parte degli uomini di Campione. Ma ripeto, queste sono cazzatine in confronto allo scenario che si sta formando e la cosa, ripeto, mi inquieta parecchio. Così, per concludere poi il discorso, faccio i complimenti al Padova che lunedì nel posticipo ha vinto meritatamente, senza nessun dubbio, senza nessuna discussione in merito, 2-0 in quel di Cesena. Grazie alle reti di Ronaldo e di Della Latta, che si sta rivelando questo bomber aggiunto, a me piace da morire come giocatore. E poi altre news così in corsa, che ci sono stati due esoneri importanti dal mio punto di vista, perché l'Avvis Pesaro ha sollevato dall'incarico Nanu Galderisi, il suo secondo, e al suo posto ha ingaggiato Di Donato, che è l'ex allenatore dell'Arzignano, che in terra vicentina aveva appunto portato l'Arzignano Chiampo tra i professionisti e poi ha fatto molto bene ad Arezzo, fatalità appena nominata la squadra Amaranto. C'è questo tecnico che comunque nel suo curriculum ha anche un'ottima annata nella città aretina. E molto probabilmente, diciamo, dovrà sicuramente prendere in mano un gruppo che comunque scricchiolava, secondo me, sotto alcuni punti di vista. Soprattutto probabilmente non c'era un ottimo rapporto tra il tecnico e qualche elemento della rosa, e penso che tutto sia estremamente evidenziato dal caso Puggioni, che ha un po' creato dei rumors attorno al Vispesaro. E dall'altra parte invece sempre in zona lì, perché dall'altra parte dico zona marchigiana, ok, dall'altra sponda della città, ok. Il Fano allontana Alessandrini, autore poi di assurde e spettacolari salvezze. Assurde nel senso buono, chiaramente, e tanti tifosi granata fanesi hanno disapprovato questo esonero, perché comunque Alessandrini aveva sicuramente compiuto dei percorsi estremamente soddisfacenti per la piazza fanese. Al suo posto arriva Flavio Destro, ex calciatore dell'Ascoli e ex tecnico della Fermana. Famosa Fermana dei Miracoli, non so se è giusto quello che sto dicendo, magari mi correggerà il mio amico Marco Rossetti. Insomma, un sergente di ferro che arriva in quel di Fano e quindi attorno al capezzale della squadra granata, il papà di Mattia Destro deve ricostruire un attimino questa salvezza, insomma, che al momento, se il campionato finisse oggi, non sarebbe sicuramente alla portata, dei fanesi. Bene, ragazzi, direi che il video si può concludere tranquillamente qui. Queste le notizie della giornata odierna. Speriamo poi, e ribadisco il concetto, che tutto si possa sviluppare in maniera estremamente più serena, perché il tutto veramente, scusate la ripetizione, non mi piace. Bene ragazzi e ragazze, mi congedo qui e come sempre cosa dirvi? Che vi voglio bene, stemme bene, ci vediamo al prossimo video, alla prossima live o alla prossima puntata di Stene Live in versione flash, anche se sarà, però
palesemente on demand. Ciao a tutti.